motore, azione, chuck in campo. Cosa hai portato oggi, quest'oggi? Ciao, siamo Nils Astrologo e Pollo Astrologo. Ciao, siamo Nils Astrologo e Alessandro detto Pollo. E oggi faremo un test del nuovo software Giroflow e abbiamo diversi giocattoli su cui testarlo. Questo piccolo software potrebbe essere un po' la svolta, perché a differenza di RealSteady, che stabilizza solamente le GoPro, in teoria con questo programma possiamo riuscire a stabilizzare qualsiasi tipo di camera, forse, e lo vogliamo mettere alla prova. Vediamo che cosa esce. Il primo drone su cui vogliamo andare a provare il software è un CineRifter. Sì, esatto, il TIC, uno dei primi CineRifter usciti, che da più di un anno l'ho assemblato e mi sta dando soddisfazione. E in questo caso sopra il drone montiamo una RED che registrerà in 4K 30 fps. Sì, non possiamo arrivare pure a 6K. Quindi un 4K ProRes. E sopra abbiamo aggiunto una GoPro 8, da cui praticamente ci andremo a prendere i dati del giroscopio per stabilizzare la clip. Alle nostre spalle si sta consumando un pre-stupro, un pre-porno. Siamo quasi pronti a volare e in questo caso abbiamo quindi una RED in 4K 16 noni ProRes e c'hai un profilo log, immagino che sì, RED log che hai messo. Sì, c'ha una LUT sua, sì, un profilo flat della RED. Profilo flat RED e sopra per prenderci i dati del giroscopio invece abbiamo messo una GoPro 8 e senza hypersmooth, quindi con hypersmooth disattivato, in 2K e mezzo, e l'abbiamo messa a 16 noni o 4 terzi la GoPro? La GoPro 4 terzi l'ho lasciata. E la GoPro invece l'abbiamo lasciata in 4 terzi, tanto non dovrebbe fare differenza. Corsetta qua, Pollo. Vai. Ed eccoci qua finalmente su Giroflow e
Questo non è propriamente un tutorial, ma è, boh, diciamo, anche perché il programma è molto semplice, quindi sono giusto dei piccoli accorgimenti e consigli e magari delle dritte che noi abbiamo scoperto utilizzandolo in questi giorni. E andiamo a vedere come si comporta invece con i file che dobbiamo stabilizzare con una camera senza giroscopio. In questo caso noi per prenderci i dati del giroscopio che servono al programma per stabilizzare la clip abbiamo utilizzato una GoPro che abbiamo montato sopra il drone come avete potuto vedere nel video. Quindi ci andiamo a prendere un bel file che abbiamo girato con la Komodo Red, il file della clip che abbiamo girato nella stessa location prima. Ed ecco qua il file, ovviamente. Ok, la prima cosa che è un po' fastidiosa quando si utilizzano dei file ProRes così grandi è che purtroppo, come potete vedere qui in basso, la GPU si spegne purtroppo. Ok, una volta che abbiamo caricato il file, lui in automatico cerca un po' di riconoscerlo. Il processo è un pochino più lento rispetto a quello. Scusate, spengo l'audio. Il processo per riconoscere il file è un pochino più lento. Poi, come potete vedere, in questo caso lui non riconosce il profilo lente e non ha dati del giroscopio da analizzare. Allora, quello che abbiamo fatto noi e quello che dovete fare voi in caso vi andate a trovare in questa situazione, per prima cosa è creare un profilo lente. Per creare un profilo lente basta andare qui, Create New, e vi si aprirà questa finestra. In questo caso io andrò a creare un profilo lente per una GoPro 8. Quello che dobbiamo fare è semplicemente premere su Open Calibration Target. Puntiamo la camera. Facciamo partire la registrazione, puntiamo la camera verso lo schermo con il target al centro, dopodiché dobbiamo spostare la camera al bordo della scacchiera, tenerla ferma per qualche secondo, dopodiché la possiamo spostare dall'altra parte. Metterla sempre al bordo preciso e tenerla ferma per qualche secondo. Faremo la stessa operazione da tutti gli angoli, quindi anche dal basso. Teniamo sempre la camera ferma per 5-10 secondi una volta raggiunto il bordo preciso. Poi lo facciamo ovviamente dall'alto. Dobbiamo badare bene a tenere in campo la scacchiera. Ok, poi lo rinquadriamo integralmente. E poi diciamo, se volete potete ripetere l'operazione magari con angoli leggermente diversi, magari più inclinati in questo modo. Così diciamo che il programma interpreta ancora meglio la distorsione della lente, che poi è quello che fa lui in base a come si deforma la scacchiera, capisce bene come è fatta la lente. Ok, inquadriamo l'ultima volta. Diamo stop. Benissimo. Adesso andiamo a prendere, possiamo chiudere il target, andiamo a prendere il file dalla nostra SD card, andiamo a selezionare il file che troveremo dentro la nostra SD.
è quello che abbiamo fatto oggi, quindi è questo l'ultimo. Lo apriamo. Aspettiamo qualche secondo che il programma lo assimila. Dopodiché, vedete, in automatico lui ha già riconosciuto tutti i dati. Questo perché si tratta di una GoPro e secondo me lui non ha problemi. Ma nel caso che caricate un'altra lente, come li mettiamo? A camera brand? Ah, questo solo per, comunque, per quando qualcuno poi cercherà il profilo, anche cercherà noi. Cercherà il profilo. Quindi noi scriviamo la OWA. Sì, la OWA. Camera model. Ok, questo così. No, questa è camera, però lens. No, allora la camera, no, devi mettere red, okay. Red Komodo. Dovete andare a inserire voi manualmente qua tutte le diciture. Una volta caricato il video, una volta che il computer, cioè una volta che il programma l'ha assimilato, a questo punto premete semplicemente auto calibrate. La cosa importante che dovete notare qua è che lui vi dirà good frames. Nel vostro video, più good frame ci sono, più il vostro video sta venendo assimilato nel modo corretto, più la calibrazione della lente quindi è accurata. A questo punto dobbiamo aspettare circa 3 minuti, quindi direi che il video può andare avanti veloce. Ok, a questo punto il programma ha terminato di calibrare la lente. Possiamo fare export lens profile. Ah, tra l'altro il valore qui sopra, se è verde, vuol dire che l'analisi della lente e la relativa calibrazione sono andati a buon fine. Quindi, una volta che avete tutto questo, andate su Export Lens Profile e ve lo potete salvare dove vi pare. Inoltre, se avete realizzato un profilo lente che non era contenuto nel database generale, il file viene inviato al database, viene caricato tra gli altri lens profile, viene segnalato come un profilo lente non ufficiale, quindi non rilasciato da Gyroflow. Quindi ad esempio voi troverete tra i profili lenti il LOWA 9 mm per la Komodo che abbiamo realizzato noi e che magari vi inserisco anche in descrizione al video, e diciamo che è un profilo lente che voi dovete utilizzare un po' a vostro rischio e pericolo perché non è stato realizzato con uno schermo grande o i vari standard che servono per realizzare un profilo accurato, ma comunque funziona, quindi pensiamo di aver fatto un lavoro decente anche se un po' di fretta, insomma. Quindi noi abbiamo creato il profilo del nostro LOWA 9 mm per la Red Komodo. Facciamo open file red e vi andate a caricare il profilo lente che avete salvato, che sarà un punto JSON, che non so cosa significa. Ok, il programma vi avvertirà che questo profilo lente non è un profilo lente ufficiale, ma voi insomma ve ne importa poco. Dopodiché dobbiamo andare nella sezione qui sotto, che c'è la parte più interessante. Una volta che avete caricato il file video, il file del profilo lente, dovete caricare il file della GoPro con cui avete registrato lo stesso video, in modo che il programma ottenga dei dati del giroscopio che possono stabilizzare quella clip video.
Quindi andiamo qua e ci prendiamo questo video che abbiamo girato con la GoPro che stava montata sopra la Red. Programma, dopo che carichiamo questa cosa, ci riflette un attimo e solitamente dopo che ha preso tutti i dati va a rimodificare il profilo lente, quindi il profilo lente va riaperto un'altra volta. Questo è una sorta, un piccolo bug, non so perché lo faccia, insomma, o credo una limitazione data dal fatto che lui pensi che la lente giusta sia la stessa del file che abbiamo caricato per il motion data. E quindi andiamo a ricaricare il profilo e in teoria adesso dovremmo già avere il video stabilizzato. Purtroppo, per il fatto che la GPU con questi file così pesanti si disattiva, diciamo che rende un po' più difficile il playback. Non vedo particolari criticità. È un po' più difficile da capire se lo abbia stabilizzato bene o male, per il fatto che il playback non è ovviamente super fluido. Ok, una cosa importante, è importante capire se i dati del giroscopio che avete utilizzato abbiano lo stesso orientamento delle immagini della camera. E questo praticamente è molto importante, perché nel caso che noi stiamo utilizzando una GoPro, la GoPro, diciamo, i dati che il programma ci fornisce sono già giusti. Quindi scrivendo XYZ qui, tutto maiuscolo, la stabilizzazione dovrebbe già funzionare benissimo. O comunque abbastanza bene. Andiamo a vedere, ad esempio, questo passaggio. Mi sembra che sia abbastanza fluido. Se utilizzate un altro tipo di camera o addirittura volete utilizzare la black box del vostro, i dati della black box del vostro drone, dovete accertarvi che il giroscopio sia in linea con il senso di andamento del drone e soprattutto in linea con le immagini della camera, perché i due file devono matcharsi insieme. Allora, il discorso dell'orientamento del giroscopio è abbastanza complesso e a noi è stato molto utile un tutorial che è stato fatto da un nostro amico, e soprattutto non abbiamo avuto grandi difficoltà perché abbiamo utilizzato una GoPro 8 che aveva un orientamento classico. Ma se voi volete utilizzare una Insta360 oppure la black box del drone, dovete necessariamente accertarvi che l'orientamento del giro sia corretto per stabilizzare le vostre immagini. A tal proposito vi lascio il link per qui sopra o qui di lato, non lo so dove lo farò comparire, per un tutorial che ha fatto un nostro amico, il carissimo Druno, che vi sarà sicuramente utile per capire come calibrare il giroscopio della vostra camera. Ok, una volta che abbiamo quindi caricato il file video, il profilo lente e i motion data, cioè i dati del giroscopio, dobbiamo mandare le due camere in sync. L'immagine a me già di per sé adesso mi sembra abbastanza stabilizzata, ma manca l'ultimo passaggio. Quindi andiamo nella finestra qui sopra e io vi consiglio di inserire gli stessi parametri che ho utilizzato, e cioè gyro offset 0,0 secondi, sync search size 15,0 e max sync point a 5. Questi sono semplicemente dei dati a livello di secondi del momento che il programma si va a prendere per creare il sync tra il giroscopio e le immagini. Una volta che avete inserito questi dati, andate qui sopra e fate auto sync. Ok, l'auto sync sembrerebbe riuscito. E a questo punto abbiamo la nostra Red ultra stabilizzata.
già dalla preview che purtroppo scatta perché serve il PC della NASA, però mi sembra che abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Ultima cosa riguardo questo tipo di file di camere un po' più importanti, quali possono essere la Komodo, la Blackmagic, 6K, insomma camere che si usano principalmente sui cinelifter. L'altra cosa è che ovviamente, sempre per il fatto che la GPU, quando gestisce questi file, si disattiva, anche i tempi di export aumentano notevolmente. Adesso per darvi un assaggio, e diciamo che vado a esportare, ecco, un minutino. Ovviamente qua lo dovremmo esportare in ProRes perché il file nasce ProRes, quindi ce lo direi che è il caso di tenercelo ProRes, ma intanto esportiamolo H264 tanto per avere un assaggio dei tempi di export. Il nome del file lo cambio sempre con 2. Ok, andiamo a fare l'export. E per un minuto di export ci vogliono circa 11 minuti. La cosa buona è che il tempo stimato è abbastanza realistico, quindi se tutto va bene non dovrebbe fermarsi. Quindi mandiamo in cancel perché non ci va di aspettare. Allora, la seconda camera su cui vogliamo andare a testare Giroflow è una banalissima GoPro Session, che però potrebbe essere una piccola svolta se si stabilizzasse bene, perché in caso di voli dentro a un bando per fare contenuti web, avere una bella clip stabilizzata o comunque avere la possibilità di stabilizzarla. Non so se Wellington sarebbe contento, però. Wellington non è contento di nulla. Ok, quindi il secondo test che andiamo a fare è su una GoPro Session 2K5, 30 fps in 4 terzi. GoPro Session, diciamo parziale delusione cercando di stabilizzare la GoPro Session perché la clip è stabilizzata ma parzialmente. Ad esempio, guardate, qui funziona perfetto, tutto perfetto, ecco, botte di vibrazioni random, botte di vibrazioni. Che poi la cosa assurda è che se andiamo a vedere il girato originale, quando arrivano ste botte, ad esempio in questo punto, guardate, eh. Quando arrivano queste botte, nella clip originale non ci sono, la cosa incredibile. Cioè, guardate qua, tutto mezzo perfetto, fluido. Attivo la stabilizzazione. Arrivano delle trambe pazzesche. Questo è sicuramente qualcosa che dipende da delle micro vibrazioni del drone, che però con una GoPro 8, una GoPro 9 o 10, il programma non ha minimamente problema a interpretarle, mentre con la session non ce la fa. Ma questo credo proprio che si è legato a delle limitazioni del giroscopio della GoPro Session ed è anche lo stesso motivo per cui la GoPro Session, a meno che non si utilizzasse un soft mount, non ha mai funzionato nemmeno con Reel Steady. Abbiamo provato con una camera che normalmente non si stabilizza bene, abbiamo provato a fare un volo e vedere come si comporterà Gyroflow. Abbiamo usato il cinelifter abbinato a una GoPro per utilizzare i dati del giroscopio e vediamo come si comporta, come verrà la stabilizzazione. Ora cambiamo location Sì. e andiamo a provare l'ultima camera che vogliamo testare. All'ultima Vabbè, prova lo lo scoprirete. scoprirete, lasciamo un po' di suspense. Ok, abbiamo cambiato location, siamo a Miami o a Chicago o in Missouri e siamo qui per provare l'ultima camera con l'ultimo drone, un Tank Farince Frame, e ora proveremo una GoPro 8
con Hypersmooth attivato e Hypersmooth disattivato. Abbiamo deciso di chiamare un nostro amico a farci una skateatina. Dai, eh. Dove ti ha toccato? Qua sulla spalla del fianco. Devi bere l'acqua. Sì, c'è un'applicazione che mi ricorda di bere l'acqua. Io mi scordo sempre. Ma non ne bevo niente, cioè me ne rendo conto, cioè bevo tipo un bicchiere d'acqua al giorno. Pure io. Adesso con l'applicazione che mi rompe i coglioni arrivo quasi sempre a due bicchieri, uno la mattina e uno la sera. Sì, perché poi sta in giro e mi cascia l'aria. Capito, te lo dice, fai sì con la testa. Direi Pollo che è giunta alla conclusione di questo test. C'è anche la clip bonus, non è venuta bellissima, però vediamo che è uscito fuori. E ok, adesso quindi sono quasi le 14, io scappo a casa, vado ad aprire alla donna delle pulizie. Ok. E poi al più presto cercherò, quindi mi metto dietro al computer e vediamo se questo Gyro Flow funziona oppure è una truffa. Sì. Più che altro se funziona sulla Red con la GoPro montata a cavolo così è una svolta. Vediamo un pochettino. Potrebbe essere comporta. Futuro del cinema italiano. Sì, esatto. Allora, per prima cosa io direi di andare a stabilizzare le clip della GoPro 8 con le stesse impostazioni che si utilizzano normalmente su Real Steady. E va detto che il programma con i file delle camere più aggiornate, quindi ad esempio GoPro 8, GoPro 9 e GoPro 10, avendo tutti i profili lente e avendo il giroscopio ottimizzato per lavorare bene, funzionano alla grandissima. E quindi facciamo subito un tentativo. Mi vado a prendere una clip. Ok, questa io già l'avevo stabilizzata, la ristabilizziamo. Allora, per stabilizzare la clip va caricata nel programma qui in cima, dove dice Open File. Essendo un file della GoPro 8
senza Hyper Smooth funziona veramente alla grande. Una volta aperto il programma ci mette qualche secondo per ottimizzarla. Da qui possiamo levare l'audio della clip, risucchiate ed ecco fatto. Abbiamo in pochi secondi la nostra clip stabilizzata e soprattutto la cosa più bella di Giroflow rispetto adesso a Reel Steady, poi vedremo Reel Steady 2, però è che ha un playback veramente eccezionale. Ma le, diciamo, le figate non finiscono qua, perché l'altra cosa eccezionale che abbiamo riscontrato è il poter cambiare formato. Quindi ad esempio questa clip che è stata girata in 4/3, io levando il lucchetto qui in fondo nella sezione export la posso riportare a 4/3 solamente scrivendo invece 2740, questo era un 16 noni, quindi 1520, lo riporto al formato originale che possiamo vedere qui in alto, e quindi semplicemente 2028, tocco la timeline ed eccoci qua, abbiamo la clip in 4/3 perfettamente stabilizzata. Tanto per fare questa breve introduzione possiamo guardare qui cosa ci dà. Qui legge il tipo di file, qui riconosce la lente, e invece sotto questa qua è la sezione che riguarda i dati del giroscopio, che si va a prendere sempre in questo caso dalla stessa camera, dalla stessa clip. Poi abbiamo un po' di gestioni della stabilizzazione. Io diciamo che è qualche giorno che ci smanetto e ultimamente con questi valori mi sto trovando veramente bene. Questa l'ho fatta con il Tank, che essendo un CineWhoop è tra i droni più traballini e necessita di essere stabilizzato. Cioè, guardate che risultato eccellente. Ultima cosa, prima di passare ai file un po' più spinosi, che sono quelli, diciamo, che abbiamo girato con la Red e con la GoPro per prenderci i dati del giroscopio, altra cosa bellissima è che possiamo decidere di esportare il file in H264, H265, ProRes o un PNG Sequence. Avere comunque il ProRes e il PNG Sequence è veramente un lusso. Detto questo, poi, quando si utilizzano i file della GoPro, perché con gli altri file non ha funzionato purtroppo, però con i file della GoPro si attiva automaticamente la spunta della GPU, e avendo la GPU attiva, oltre a questo playback veramente eccezionale, abbiamo anche i tempi di export che si riducono di tantissimo. Ad esempio, se adesso io di questa clip mi vado a esportare questo pezzettino qui, diciamo parto da 2 e arrivo a 3 minuti, quindi circa un minuto esatto, possiamo andare a vedere i tempi di export. In questo caso è un file GoPro che nasce già H264, quindi lo possiamo tranquillamente riesportare H264, al limite per dargli una piccola spinta lo potremmo esportare H265, ma a me l'H265 è un formato che, a dirvi la verità, non mi piace, perché le macchine lo leggono veramente male. Quindi andiamo a fare l'export di questo minutino, lui lo salva in automatico, l'ho già stabilizzata, quindi cambierò il nome di uscita in 2, altrimenti me lo sovrascrive, export. E anche la velocità di export rispetto al Reel Steady attuale è veramente importante, è praticamente in tempo reale, perché ad esportare quasi più di un minuto il programma ci mette un minuto e venti. Ok, a questo punto succedono quelle cose del tutorial, che questo minuto
andrà via velocissimo. E ok. E la, diciamo, quello che riguarda un po' il mondo delle GoPro più aggiornate, mi sembra veramente facile da gestire. E attualmente, per queste piccole chicche che vi ho raccontato, secondo me Gyroflow rispetto a Reelsteady ha una spinta in più. Poi ovviamente questo discorso andrà rifatto quando uscirà Reelsteady 2, però comunque sia Reelsteady 2 è vincolato alle camere GoPro, mentre, come andiamo a vedere adesso, il grande lusso di Gyroflow è poter stabilizzare potenzialmente quasi qualsiasi camera. Allora, andiamo a chiudere Gyroflow, perché se vi devo dire un bug che ho trovato è che il programma, se gli cambi le carte in tavola una volta che hai iniziato a lavorarci, non reagisce benissimo. Quindi la cosa migliore è che una volta che si è finito di fare quello che si doveva fare, il programma va chiuso. Ok, a questo punto lo andiamo a riaprire. E adesso andiamo a fare l'ultimo tentativo, e cioè stabilizzare una clip già precedentemente stabilizzata con l'HyperSmooth della GoPro. Riapriamo Gyroflow. Questo è un tentativo del tutto inedito, di cui neanche io conosco gli esiti. No, ho sbagliato. Ok, andiamo a vercene un'altra. 162. Eccola qua. La sta un attimo reinterpretando, vediamo che ci dice. Come potete vedere, come vi dicevo prima, quando uno leva una clip e ne mette un'altra, lui non è proprio, diciamo che il programma non è proprio al massimo della felicità. Ok, andiamo sempre, ora che l'ha presa bene, andiamo sempre togliere l'audio magari e a rimpostare il 4 terzi, quindi qua sul formato di output mettiamo 2028. E mi sembra che abbia funzionato alla perfezione, ragazzi. Quindi per il momento, aspettate che mi metto qui di lato così non vi rompo le palle. Per il momento direi che vediamo rispetto all'originale. Questo è l'originale. Funziona veramente bene, perché in questo caso diciamo che c'è stata veramente una doppia funzione, perché oltre a stabilizzare ulteriormente la clip, il programma, ha lavorato anche sul The Fish, quindi l'immagine è nettamente migliore una volta passata dentro. Bello questo passaggio, ve lo faccio rivedere, ragazzi. Guardate qua. Io stavo per levare il cappello a sto ragazzo. E quindi al momento diciamo che con queste novità che ha portato, Gyroflow fa un grande 10-0 a Reelsteady. E che altro volevo dirvi a riguardo? Diciamo che vedendo le preview di Reelsteady 2, l'unica cosa che per il momento manca, ma io credo che l'aggiungeranno a breve, è semplicemente poter creare una coda di export, perché nel caso si faccia un lavoro, poter creare una coda di export ti permette di stabilizzare tutte le clip, lasciarle lì e il giorno dopo andare a
avere già tutto stabilizzato e consegnare i file al cliente, che sarebbe un lusso perché ti permetterebbe di non stare tutta la notte a stabilizzare se in caso servisse del materiale, diciamo, espresso, possa servire del materiale espresso. Spero che questa piccola guida, ma più che altro questa nostra piccola, diciamo, avventura barra esperienza con Gyroflow vi abbia un pochino chiarito le idee, e se vi serve qualche altro consiglio, scriveteci, contattateci, rompeteci le palle, andate sul nostro gruppo Facebook, fate un po' tutto quello che vi va di fare. Ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi, mitici.